L'arte che cosa cura, secondo me? Soprattutto il nostro desiderio di libertà. L'arte e i processi creativi al centro della vita sociale. Il progetto L'arte che cura, quindi l'arte terapia, è una disciplina che utilizza il potenziale creativo di diversi linguaggi artistici, dall'arte figurativa al teatro, al cinema e alla danza, per canalizzarlo verso una trasformazione psicologica e sociale. L'iniziativa è dell'Accademia Imago, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, ed è stata presentata questa mattina nella Sala della Loggia del Maschio Angioino. Si colloca in questo ambito, dal 16 al 23 dicembre, nella sede della Lega Navale, l'iniziativa Mare Motus, che prevede incontri, laboratori ed un premio di arte contemporanea sul tema del mare. È una terapia perché ci porta ad un viaggio interiore, quindi ad approfondire la nostra interiorità e soprattutto cura, secondo me, le grandi angosce, le grandi ansie che questo tempo di smarrimenti e di inquietudini ci sta in qualche modo facendo attraversare, quindi ci cura come soggettività, ma soprattutto deve curarci come comunità, cioè come appunto possibilità di superare le paure, di sottrarci a questa idea che le nostre infelicità possano trovare risposta nei rancori o nelle contrapposizioni, nelle lacerazioni, e quindi comprendere che la bellezza che cerchiamo è innanzitutto nell'altro, nel dialogo e nel riconoscimento.